Achille Costa curta sempre più a briglia sciolta, ora si sta scatenando tra Colombia e Brasile, con vacanza pagata dai genitori. Ma non sarebbe stato meglio pagargli un soggiorno a Medjugorje? Le vacanze in montagna da famiglia del Mulino Bianco avevano fatto ben sperare gli ammiratori dei Colocurta, o dei Costa Bari, come meglio preferite, facendoli apparire finalmente in serenità, tutti e tre insieme, in armonia. Il figlio combina guai. Era un abbaglio. Per la povera Martina Colombari, costretta a dover di nuovo dare giustificazioni per il comportamento del figlio, non c'è pace. Intendiamoci. Stavolta non è successo nulla di irreparabile, ma ogni volta che Achille Costa curta si muove si crea immediatamente un vespaio. Io e il mio avvocato. Ennesima dimostrazione che il ragazzo la stessa a posto non la vuole proprio mettere. Achille ha reso pubblico sui cosi all'un carosello fotografico in compagnia del suo avvocato. Con una didascalia che comprova che il cambiamento auspicato è distante, molto distante. Il ragazzo infatti scrive: a cena col mio avvocato parliamo dei miei reati. Un atteggiamento spavaldo e guascone che ricorda, per certi versi, lo stile di un altro personaggio del quale spesso si parla sui tabloid. Vediamo se indovinate di chi stiamo parlando. La Colombari chiamata costantemente a giustificarlo. Sicuramente l'ex Miss Italia si dimostra molto brava a nascondere le proprie emozioni. Ma è chiaro che Martina sta arrivando ad esaurire le forze. La madre del sempre più chiacchierato Achille Costa curta, per tutta l'estate non ha fatto altro che dare giustificazioni riguardo al comportamento del figlio, sempre più a briglia sciolta. La decisione di mandare via Achille dall'Italia, onestamente, non ha fatto che peggiorare le cose. Forse il viaggio lo avrebbe aiutato a ritrovare se stesso e soprattutto una strada più decorosa da seguire. Peccato solo che le mete scelte, tra Brasile e Colombia, visto il personaggio, non sembrano essere quelle più adatte per un ragazzo come lui. Infatti sul suo account TikTok sono recentemente apparsi numerosi video registrati in quelle località, che hanno scatenato, c'era da aspettarselo, le reazioni più esplicite. Sotto ad un video realizzato a Medellín qualcuno scrive: hanno ragione i suoi genitori, finalmente tra Brasile e Colombia troverà la pista giusta, con un chiaro riferimento alla famigerata polverina bianca.